Buongiorno a tutti da Fine in Cucina e non solo. Oggi location è così un po' improvvisata perché vi dovevo assolutamente fare il video di aggiornamento del nutrizionista e non ho mai più avuto tempo, modo, insomma c'è sempre stata un po' la mancata occasione per farlo, però adesso ho detto no, io lo faccio in qualunque condizione, mi trovo, glielo faccio. E quindi niente. Bando alle ciance, come si suol dire, come ho già detto in altri video, vi racconto tutto. Allora, dal nutrizionista sono già andata per 2 volte consecutive, quindi prima di Pasqua e dopo Pasqua. E in queste 2 occasioni non vi avevo fatto poi più il video, quindi non vi avevo neanche spiegato il menu che mi aveva dato e che io non avrei comunque rispettato. E infatti purtroppo ho avuto una brutta, brutta, brutta batosta. Un cazziatone terrificante mi ha fatto perché non sono dimagrita, primo. Anzi, ho preso 2 etti secondo la sua bilancia, 3 etti, una cosa del genere. E quindi mi ha abbastanza bastonato, ma nel senso buono, mi ha comunque chiesto come mai, perché, va bene che c'era la Pasqua, ma figlio mio, va bene che c'era la Pasqua, Pasqua e Pasquetta, siamo incatenati in casa, manco quello, non ho scusanti, va bene, lo so che non avrei dovuto impegnarmi di più, però sinceramente, l'ho detto anche a lui, sono un pochino in una fase di stanchezza, stanchezza mentale, sarà il cambio di stagione, sarà che la primavera non arriva, sarà che ogni volta che decido di andare a fare una camminata o piove o fa un freddo gelido che sembra che scenda giù dal circolo polare artico. Quindi sinceramente è successo così, insomma. Non sono aumentata chissà quanto, ma non sono nemmeno dimagrita, quindi quante volte ho detto quindi? Quindi, cos'è successo? Che io mi sono andata a pesare da lui, abbiamo fatto un po' il punto della situazione e sabato scorso avrebbe dovuto darmi un altro tipo di dieta che preveda comunque la stagionalità della frutta e verdura primaverile, perché finora ho seguito quella, bene o male, dove c'erano verdure invernali, menù un po', come posso dire, che ormai non vanno più bene, perché comunque la verdura invernale comincia a trovarla, sì, però è un po', si vede che non è più la stagione. Per intenderci, se vai a comprare il cavolfiore, a volte li trovi anche un po' moscetti, un po' passati, oppure devi andare sul surgelato e sinceramente eviterei. Quindi vabbè, lui non mi ha potuto dare questa dieta, mi ha detto di continuare per altre 2 settimane. Infatti, ormai siamo a mercoledì, diciamo che fra 2 sabati dovrei andare di nuovo a pesarmi e in quel caso, se riesco a perdere quello che non ho perso nel frattempo, mi darà la nuova dieta. E sinceramente mi rendo conto che potevo fare meglio, ma non mi sono prefissata una tempistica rigida, nel senso che so che devo imparare a mangiare diversamente, di meno, meno condito, meno schifezze, solo ai pasti, pesato e quant'altro. Questo lo capisco benissimo, penso che ci arriviamo tutti. Solo che ogni tanto, essendo esseri umani, abbiamo delle defiance, chiamiamole così. Defiance di cioccolata, defiance di altro. Anche se devo dire che poi alla fine vi avevo spiegato quale sarebbe stato il mio menù di Pasqua e Pasquetta. Allora, per quanto riguarda la Pasqua, alla fine non abbiamo consumato tutto. Infatti, poi gli stinchi con le patate li abbiamo solo assaggiati e li abbiamo mangiati un po' la sera.
No, neanche forse. Comunque, come avanzi il giorno dopo? Anche perché poi il giorno dopo eravamo solo io e mio marito e quindi non ho più fatto il risotto con i gamberoni, non ho più fatto nulla di tutto ciò. E abbiamo mangiato avanzi. Anche come quantità, non mi sento di aver mangiato il piattone di pasta, perché considerate che avevo preso la confezione di tagliatelle, tagliolini, quello che erano da 250 grammi e alla fine ne abbiamo mangiati meno perché è avanzata addirittura un pochino di pasta. Però avevamo fatto tipo l'aperitivo, quindi con un po' di salumi, la torta salata, qualche grissino, cracherino, insomma quelle robine lì. Poi io non bevo vino, non bevo alcolici, quindi neanche quello. E nonostante comunque, vabbè, ho sgarrato, ma non troppo. Non sono dimagrita, anzi, cos'altro? E mi sono sentita male, oltre al danno la beffa, cioè non dimagrisco, mi sento male. Sì, mi sono sentita malissimo perché praticamente non so se lo stomaco, l'intestino non sono più abituati a un certo tipo di cibo. Ed ero gonfissima, un mal di stomaco, ma non bruciore, proprio male, le pareti dello stomaco gonfissime. Orrenda, sensazione orrenda. Quindi questo è stato il post Pasqua e Pasquetta. Io ve ne parlo perché so che alcune di voi mi seguono e seguono questo percorso che sto facendo e a loro volta si stanno impegnando in qualcosa di simile o comunque in qualcosa che porti un beneficio alla loro salute. E ve ne parlo per dirvi che se vi capita anche a voi o non mollate, non mollate, io non sto mollando. Sono consapevole di quello che mangio adesso, e quindi mi sto cercando di rimettere in riga. È un pochino difficile, ripeto, perché ancora per 2 settimane avrò sempre più o meno le stesse cose, anche se comunque la linea alimentare che mi ha dato è un menù in linea di massima, quindi se quel giorno io ho la pasta al pomodoro, la posso anche fare con le verdure, non è un problema. L'importante è che rispetti le quantità e rispetti il genere. Se ho da mangiare l'hamburger, ma quel giorno voglio farmi la bistecca, la posso fare, non è un problema. Quindi, cosa volevo dirvi? Nonostante che io sia un po' stufa anche di mangiare più o meno sempre le stesse cose, cadenzate così, sto perseverando, sto andando avanti e sono consapevole che i miei risultati si vedranno molto, 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 molto più avanti. Dovrò resistere, penso, almeno altri 9 mesi, tipo gravidanza, perché ho fatto un mio ragionamento di perdita di peso e fai conto che spero per quanto possibile di perdere almeno 2-3 kg al mese, magari con la bella stagione, di farmi venire veramente l'entusiasmo e la voglia di andare a fare qualche camminata. Vabbè, lo farò, prometto che lo farò. Non so quando, non so come, ma lo farò. Probabilmente lo farò più in estate che adesso. Adesso sinceramente non so, mi è venuto addosso un malessere, una fiacca, un freddo assurdo. Non ho patito il freddo come in tutto l'inverno, come in questo periodo. E non ho, sinceramente proprio non mi sento propositiva nella camminata o che cosa. Poi vabbè, mettici zona rossa, zona gialla, zona bluette, quindi anche lì non siamo tutti in attesa del vaccino, tutti, intendo tutti, io, la mia famiglia, sperando che si sbrighino a vaccinare le persone adulte, le persone fragili, le persone tutti, e arrivi anche il nostro turno, perché così almeno ci togliamo anche sto stress. Che comunque è uno stress anche quello, perché purtroppo l'umore influisce sulla dieta. Cioè, se uno tende al depressoide, tipo me,
caricare la testa di cose brutte, di vedere sempre cose pessime, cose che tipo non so, ah che bello, adesso arriva il vaccino, una volta che arriva il vaccino finisce tutto, invece no, il vaccino arriva, non va bene, quello lì e quello là. Quindi non... il tutto un po' incide sul mio umore e di conseguenza sulla mia bocca. E devo in questo periodo più che mai essere forte. Non sempre è facile, quindi non lo è stato e di conseguenza c'è stata un pochino questa battuta d'arresto. Ma non importa perché ce la devo fare, voi ce la dovete fare insieme a me e voi mi dovete motivare. So che alcune di voi sono le mie, come posso dire, le mie sostenitrici più forti, tipo Roberta. Ciao Roberta, tu sai chi sei, Roberta. Sei sempre o la prima o tra le prime a commentare i miei video. E quindi tu mi sostieni veramente tanto, te lo volevo dire anche in questo video, così almeno non me lo dimentico. E poi ce ne sono tante altre, Sandra, eccetera, che comunque sono delle persone che con i loro commenti sembra una stupidata, ma mi danno un po' di energia. E sempre, sempre, sempre tra le prime, che comunque non mi scrivono sotto il canale, ma mi telefonano, c'è cioè la mia amica Silvia. Ciao Silvia! E lei sa di cosa sto parlando, perché ci siamo già sentite su sta cosa del nutrizionista. E secondo lei ho fatto una gran cavolata a mettere i piatti che ho fatto sul mio profilo di WhatsApp, perché probabilmente il nutrizionista l'avrà visti, perché col nutrizionista ho anche dialoghiamo tramite WhatsApp, quindi lui sa, secondo me sa, però lui è inutile che parla, perché è una bella stazza pure il nutrizionista, non è un... Allora, vi volevo aggiornare in merito al discorso visita dal nutrizionista, dramma del nutrizionista. Roba terribile, terribile. Sapete, proprio tipo la maestra quando vi bacchettava se avevate sbagliato un compito facile. Ecco, così, signora, ma cosa mi combina? Forza, lei non deve mollare, lei deve andare avanti. Cosa è successo? Non mi spiego come mai. E io ho detto, ho mangiato, cioè, molto facile, ho mangiato. Io se mangio 30 grammi di più di quello che devo, ingrasso 1 chilo, non è... Lei dice, non è normale, è normale, è normale. Le dico, le assicuro che è normale per me. Quindi, va bene. Tanto vi dovevo per opportuna conoscenza del mio dramma personale con la dieta, con l'alimentazione sana. Vi mando un grande bacione e un abbraccio a tutti, in particolare a chi di voi si trova nelle mie stesse situazioni, per la dieta, per fare un'altra roba, insomma, che si sta applicando in qualcosa di difficile. Vi sostengo moralmente. Non mollate perché io cerco di non mollare mai. Va bene. Vi saluto da Fine in cucina è tutto, che poi non sono in cucina, sono in camera da letto, ma questo è un altro discorso. Oggi non so, mi sono sniffata la candeggina, non lo so, sono un po' allegra. Non bevo, quindi sono i detersivi. E da Fine in cucina è tutto, alla prossima, ciao.